Almeno evitiamo le figure di merda, perché veramente ragazzi ci siamo stancati di vedere le nazionali, perché comunque vorremmo tutti quanti, o meno, penso che sia così, non solo per me, ma per tutti voi. Intanto buonasera a tutti i ragazzi dall'Interista Pazzo, che penso tutti i tifosi vogliano vedere la loro squadra del cuore, l'Inter, come può essere la Juve, il Milan e tante altre. Però comunque ogni tanto ci sta anche guastare la settimana con le nazionali, perché comunque queste sono partite importanti, quindi non puoi prendertela. Perché alla fine sono qualificazioni per andare ai mondiali. E questa è una cosa importante, perché comunque non si giocano amichevoli, non si giocano comunque partite che non servono a niente, comunque partite insignificanti, anzi queste sono partite importanti dove possono permetterti di andare ai mondiali. Sono 6 punti, stasera altra vittoria, altra grandissima prestazione contro la Bulgaria. Si può dire che non è neanche stata stasera una partita facile, però ovviamente, oh regà, sono tutte che stanno lì a lottare per la qualificazione, ben là, insieme a noi ovviamente, penso e spero che ci qualificheremo in questo girone, dove siamo l'antagonista, si può dire proprio quella favorita fra tutte le squadre che comunque sia, cioè, ci sono nel girone, nel nostro girone, perché secondo me siamo la più forte. E comunque, come stavo dicendo, comunque così come la Bulgaria che ci ha messo il bastone fra le ruote, così come la partita scorsa contro l'Irlanda del Nord, appunto, ci ha messo il bastone fra le ruote. Ma queste sono tutte squadre che comunque vogliono dare il 100%, anche il 1000 per 1000, vogliono proprio superarsi. Perché comunque sanno che comunque sono partite decisive, importanti, che comunque, tutti i giocatori delle nazionali per la loro nazionale danno il cuore, danno l'anima fino alla fine, dal primo al 90esimo, perché sono tutte partite importanti. Grande il Gallo Belotti che trova il gol su calcio di rigore e ragazzi, cioè veramente, Locatelli, cioè il gol di Locatelli, io stasera me l'aspettavo. Ho visto che ha segnato Locatelli, regà, ma voi ci credete che ha segnato Locatelli? Cioè, praticamente, regà, un giocatore che segna così tanto da mediano, ma non solo con l'Italia, con la nazionale, cioè, stasera ha trovato il gol con la nazionale, ho capito, ma col Sassuolo, regà, oltre ai gol, oltre agli assist, oltre alle prestazioni, un giocatore che sta comunque sia trovando sempre il meglio di sé. Sono contento anche per lui, sono contento per la vittoria dell'Italia, sono contento per i 3 punti, cosa che comunque ci consente di andare a 6 punti in classifica, una cosa importantissima. E regà, siamo i favoriti, siamo i più forti comunque, come ci si aspettava nel girone. Però le partite bisogna anche giocarle, i punti bisogna anche farli. E oggi è stata un'altra prestazione da 9 in pagella, perché comunque, oh, regà, vincere è quello che conta. Quindi complimenti. Sono contento perché voglio avere anch'io la possibilità di guardare un mondiale, di giocarmi un mondiale, come non ho fatto 4 anni fa, purtroppo per la sfortuna uscendo con la Svezia. Speriamo che quest'anno sia l'anno buono, dovrebbe essere l'anno buono per, speriamo, mi faccio una toccatina di gratta de palle di qualificarci ai mondiali. 6 punti importanti, siamo già a 6 dopo le prime 2 partite. In settimana mi sembra che giocheremo contro, se non sbaglio, la Lituania, se non mi sbaglio, può essere. Correggetemi qua sotto nei commenti se non mi sbaglio. Dovremmo giocare con la Lituania, penso. Regà, spero che l'Italia possa fare 3 punti a lungo andare anche lì, perché comunque siamo una nazione forte. Questo
Questo è quello che conta, perché comunque siamo cinici, siamo decisivi e, regà, sì, ogni tanto magari capita la partita che sbagliamo un po' troppi gol, però, regà, diciamo che in queste due partite siamo stati, se non troppo cinici, abbastanza cinici, perché comunque abbiamo comunque, diciamo, sfruttato le cosiddette occasioni che comunque ci sono capitate durante i 90 minuti. Sono contento per l'Italia. Andiamo avanti così, dai, regà. Lasciate un mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bacio a tutti e sempre solo Forza Inter, regà. Che cazzo di gaffa? Ciao belli.